Anche quest'anno solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Monte Carmelo qui a Cannalonga. Sto per incontrare uno dei componenti del Comitato Festa, il quale ci spiegherà il programma dell'edizione 2021, anche se ridotto e rispettando appunto le normative per l'emergenza Covid. Solenni festeggiamenti, anche se in maniera sobria, considerate le note vicende di questa pandemia. Però non di meno è venuto meno lo spirito di festa, lo spirito della devozione che da secoli lega Cannalonga alla Madonna del Carmine. I nostri festeggiamenti hanno inizio sempre la prima domenica di luglio, quest'anno il giorno 4, che la comunità accoglie la venerata immagine che è locata nella cappella adiacente al cimitero. Quindi il 4 luglio hanno avuto inizio i festeggiamenti, continuano con la novena, che ha avuto inizio il 7 fino al 14, poi il 15 ci sarà la messa in piazza e saranno festeggiati i 14 bambini di Cannalonga che sotto lo sguardo di Maria riceveranno per la prima volta l'Eucarestia. Il giorno dopo, come lo scorso anno, la Santa Messa sarà celebrata comunque in Piazza del Popolo. Questo per dare possibilità a tutti di poter partecipare, considerato che sempre per la pandemia dobbiamo rispettare le dovute distanze. Il 17 poi ci sarà una rappresentazione nella sala sociale a cura del gruppo Teatrando della parrocchia. Il titolo di questa fantasia è I mille colori di Napoli. Il 1 agosto poi la comunità saluterà la venerata immagine che sempre in forma privata farà ritorno alla sua cappella dopo che è stata celebrata sempre nella chiesa parrocchiale una santa messa in memoria degli emigrati e per invocare su di loro, in memoria di quelli che purtroppo sono defunti, e per invocare sui viventi la protezione della Beata Vergine. Dobbiamo sempre ringraziare, come ogni anno, i nostri emigrati che ci fanno comunque sentire la loro concreta presenza mediante le offerte che spontaneamente inviano annualmente.